Ok, e allora indirizziamoci direttamente oggi al continuo dello studio che stiamo facendo. Stiamo visionando i libri del profeta, del re Salomone, e andando a leggere, fratelli, da tante parti della scrittura, dalla Bibbia, da tanti storici, andavo a leggere che praticamente in Deuteronomio il Signore diceva che quando egli avrebbero avuto un re, già in Deuteronomio, pensate ai tempi di Mosè, già Dio aveva previsto che Israele aveva chiesto un re, no? E aveva messo anche le credenziali perché doveva avere un re. Innanzitutto dicendo che doveva avere molti cavalli. E noi vediamo che Salomone fu un re che ebbe molti cavalli a sua disposizione. Da tanta gente che gli mandava. Poi dice pure di non avere altre mogli, perché molte mogli, se no il suo cuore si sarebbe sviato. E noi abbiamo visto Salomone, con tutte le mogli che ha avuto, cominciò poi a darsi all'idolatria. E poi diceva un'altra cosa, ora non ricordo. Comunque, in queste tre sfaccettature già rispecchiava la vita di Salomone. Allora uno si chiede: ma come? Se Dio ha scelto quest'uomo, quale re, quale guida, come mai poi si è andato a perdere? Perché, fratelli, il proposito di Dio rimane sempre quello. Voi pensate che con tutti i nostri difetti, questo serve anche a noi, voi pensate che con tutti i nostri difetti che possiamo avere, noi possiamo dubitare della nostra chiamata? Non dobbiamo dubitare. Perché già Dio in Deuteronomio diceva quel re come sarebbe stato, e Salomone, che era il re per eccellenza di pace, quello che era, rispecchiava cioè, le problematiche che noi troviamo in Deuteronomio. Allora perché Dio l'ha scelto? Perché il proposito è sempre quello: è Dio che sceglie, è Dio che perdona, è Dio che ama, è Dio che chiama, fratello. Quindi su questo noi possiamo essere tranquilli e sicuri, fratello. Amen. Che quegli uomini sono stati come noi, non sono stati gente eccezionale. Perché il proposito qual era poi? Che solo uno sarebbe stato l'eccezionale, fratello: il Signore Gesù Cristo. Amen. Su cui poggia tutta la casa, fratelli. Quindi, sì, è vero, è giusto. Sbagliamo, portiamo, perché Dio vuole questo: riconoscere, pentirci, andare a lui e chiedere perdono. Questo è quello che il Signore chiede, che ogni volta che sbagliamo sappiamo che abbiamo un sacrificio che simpatizza, come disse Paolo, con le nostre infermità, con i nostri bisogni. Amen. Il sommo sacerdote per eccellenza. Rimaniamo su questo, fratelli, e andiamo alla grande, perché, come disse anche un altro apostolo, dice: tutti sono stati sotto lo stesso problema che abbiamo noi, sfera di amicizie, sfera di vita e di bisogni e così via, fratelli. Ma cosa che li ha trattenuti? La fede che essi hanno manifestato e la chiamata che essi hanno avuto. E su questo io veramente rimango fermo, ed è su questo che noi basiamo la nostra salvezza, che siamo stati chiamati solo per grazia. Ma né per nessun merito, fratelli. Alleluia. Come noi vediamo qua in questi uomini che hanno sbagliato, eppure sono stati chiamati. Se riconoscessimo questo, fratelli, saremmo gente ancora più felice di come siamo. Alleluia. Perché la parola ci porta sempre a vedere questa grande grazia che il Signore ci ha dato. Alleluia. Quindi, studi sulla vita dei libri di Salomone. Quindi, oggi studiamo la disposizione dei tre libri di Salomone: Proverbi, Ecclesiaste e il Cantico dei Cantici e il loro messaggio. Questo poi lo vedremo nelle prossime settimane. Cioè, per dirvi solo che anche come esse sono state posizionate nel canone ebraico, hanno la loro funzione. Perché, per esempio, Dio non metteva prima il Cantico dei Cantici o, per esempio, l'Ecclesiaste? No, anche la loro collocazione ha il suo significato. Io l'ho creduto, sono andato a fare delle ricerche, sono andato a vedere delle cose che anche il Signore poi si rivela man mano che fa, e sono sempre più convinto che c'è un piano bellissimo e profondo, fratelli, che veramente alla sposa è dato da sapere. Alleluia. Quindi, e allora andiamo, passiamo. Allora,
Quindi abbiamo visto i paralleli tra Cristo e Salomone, ci siamo rallegrati, amen. Abbiamo visto quindi la sposa di Cristo e la regina di Saba. Quante cose abbiamo visto, fratelli? Abbiamo visto una cosa bella, che quando lei ha ricevuto da Salomone tutto ciò che aveva, c'è un intervallo in cui si vede questa nave di Ofir venire e portare questo legno di sandalo che serviva proprio per la costruzione del cose, per la questione del Tempio. Noi sappiamo che il legno simboleggia la croce. Vedete, tutto lì non era sull'oro che essi hanno portato, ma tutto si era impregnato su questo legno. Quindi tutto ha a che fare, fratelli, sempre là siamo, alla gloria di Dio. Tutto ci porta sempre là, all'adorazione del nostro Signore Gesù Cristo. Dopo che ci fu questo fatto del legno che arrivò e che la casa fu costruita, noi abbiamo visto che Salomone dette a alla regina di Saba più di quanto essa avesse dato per lui. Amen. Ecco perché veramente chi è con Cristo riceve molto di più. Chi sta con Cristo riceve molto di più, bimbe, di quello che noi possiamo dare a lui. Amen. Quindi, allora, oggi invece ci dedichiamo alla disposizione di questi tre libri. E allora andiamo a vedere, fratello. E allora? Allora, io pensavo questo, no? Pensavo che ci vuole una chiave di lettura per avere queste cose, fratello. Non è facile, dobbiamo avere noi una chiave di lettura. Perché questi libri per gli ebrei, per esempio il libro dei Proverbi, per loro era un libro in cui Salomone aveva messo la saggezza per come vivere. Loro lo chiamavano le parole del cielo per vivere sulla terra, no? E allora su questo libro loro hanno cercato di costruire la loro, come dire, la loro opera affinché potessero essere trovati dritti davanti al Signore, no? Perché questo è che loro. Ma la chiave di lettura è tutta un'altra, fratelli. Perché se loro avessero portato il cielo sulla terra, come mai quando venne Gesù Cristo non l'hanno riconosciuto che lui era il cielo sulla terra? Amen. E l'hanno condannato. Ecco perché non è. Loro in ogni libro cercano di trovare un modo per poter vivere. Vedete, cercare di fare l'opera loro a posto di Cristo. Invece ogni libro, come noi vedremo le prossime settimane, ci parlano del Signore Gesù Cristo. Quindi noi abbiamo bisogno di avere una chiave di lettura per capire questi libri. O sono andato a mettere chiave di lettura tanto per capire cosa vuol dire il vero significato, no? E chiave di lettura in inglese vuol dire proprio interpretazione. Esce proprio interpretazione, che è uscita lo stesso in inglese, chiave di lettura, che cos'è? Capire il senso di quello che uno scritto vuole dire. Noi sappiamo la chiave di lettura è solo una, la rivelazione, fratelli, nelle cose di Dio ci vuole la rivelazione. Amen. Senza questo noi non possiamo comprendere nulla. Infatti, che cosa dice Isaia 22:22? Che lui ha promesso di mettere questa chiave della casa di Davide sopra la spalla del Messia. Amen. Vedete? Ed egli aprirà e ognuno sererà, dice. Lui si chiuderà e nessuno può aprire, alla gloria di Dio. E allora cosa vediamo in Luca? In Luca invece noi vediamo che gli ebrei erano convinti che allora avevano la chiave, come oggi sono convinti molti che il Papa ha la chiave solo per potere, ha la chiave solo perché lui, ancora fratelli, sinceramente, e mi è capitato a me, una volta una ragazza mi disse, scusa, ma tu leggi la Bibbia? Io disse sì. È perché legge la Bibbia, solo i preti possono leggere la Bibbia. Parliamo nel 2015-2010, cioè ancora nel 2010 tu mi dici che questa Bibbia è solo per i preti. Vedete, perché come gli ebrei erano convinti di avere la chiave della scienza per aprire questo libro, ancora oggi molti credono che solo il Papa ha l'autorità, perché Pietro dietro le famose chiavi, no? Allora andiamo a vedere qua, guardate Gesù come rimproverò gli scribi, gli disse: guai a voi, dottore della legge, perciò che avete tolta la chiave della scienza. Dice, voi medesimi non siete entrati ed avete impedito a coloro che di entrare. Amen. Vedete, alleluia. Allora, Apocalisse 3:7, allora dice questa chiave dove? Ancora una volta il Signore ci promette in Apocalisse 3:7, però questi, all'angelo delle chiese di Filadelfi scrive, sapete, Filadelfi viene dopo Sarde. Amen, nell'epoca della Riforma. Dopo la Riforma, Dio promette di darci una grande chiave. Amen. E dice questo. Queste cose dice il Santo, il Verace. Chi è questo Santo e Verace? Il Signore Gesù Cristo. Amen. Colui che ha la chiave di Davide. Vedete? La chiave è di nuovo nelle mani
del Signore. Amen. Allora, il quale apre e niuno chiude, e il quale chiude e niuno apre. Amen. Quindi vedete, l'uomo si può avvicinare, ma se Dio non ti apre, amen, la porta della rivelazione, rimarrai sempre all'oscuro. Pace, Salvatore. Allora, andiamo a vedere. Quindi, Dio ha promesso una chiave, questa chiave è in Gesù Cristo. Ecco perché io sto dicendo questo, fratello. Perché la chiave di ogni libro dell'Antico Testamento è Gesù Cristo. Se tu non vedi, come diceva il profeta, Gesù Cristo in ogni pagina della scrittura, ritorna indietro e leggi di nuovo. Paolo disse che gli ebrei, quando leggono questo libro, ancora su di esso hanno un velo. Quel velo che strappò il Signore Gesù quando morì, ancora essi ce l'hanno davanti agli occhi, fratelli. Amen. Perché non hanno accettato il Messia, il donatore della vita. Amen. Noi l'abbiamo accettato e Dio ci ha aperto questo libro, alla gloria di Dio. Allora andiamo avanti ancora a vedere questo. Quindi il Signore Gesù Cristo è la chiave per ogni libro. Lo dice qua Luca 24, 44, dove dice: questi sono i ragionamenti che io vi tenevo, essendo ancora con voi. Quante volte Gesù gli disse che conveniva che il Cristo soffrisse, come è scritto nella scrittura, e loro non l'hanno compreso. Dopo la resurrezione egli venne di nuovo e gli disse questo: conveniva che tutte le cose scritte di me nella legge di Mosè e nei profeti e nei salmi fossero adempiute. L'Antico Testamento si divideva in questi tre libri, in questi tre gruppi di libri: la legge di Mosè, che era i primi cinque libri, Pentateuco; nei profeti, che sono i 17 profeti, pensate, 17 sono i profeti che furono mandati; e nei salmi, che fa parte dei cinque libri sapienziali, Salmi, Giobbe e così via, fossero adempiute. Quindi in tutti questi ci deve essere la mano del Signore Gesù Cristo, fratelli, perché il centro della nostra religione è Gesù Cristo. Il centro dove ci ha portato il profeta non è una dottrina, ma è Cristo, alleluia, di quale lui stesso venne condannato molte volte di deificare. Dice: tu hai questo problema, metti Cristo come se fosse Dio. Ma lui è Dio, amen, egli è Dio. Vedete, i profeti in esame fossero adempiuti. Quindi giriamo e andiamo a vedere, fratelli, perché il profeta ha fatto una bella predica su questa chiave, intitolata La chiave alla porta. Io vi invito a leggere perché è molto bello. Quindi nel 62 il profeta dice questo, dice: ora esistono molti tipi di chiave, perché abbiamo chiave per molti usi. Amen. Ognuno abbiamo una casa, e se non abbiamo la giusta chiave per la giusta serratura, questa porta non si apre. Amen. Vedete? Allora, nessuna chiave può aprire la porta se non viene usata da una mano. Noi abbiamo la chiave, ma per aprire noi dobbiamo fare uno sforzo che è la mano. Amen. Dobbiamo girare questa chiave. Allora, c'è una chiave per la conoscenza. Amen. Quando tutti gli scienziati che hanno trovato le leggi e così via, della fisica, della meccanica, è perché hanno capito che qualcosa poteva esserci dietro una determinata azione. Per esempio, Newton vide cadere una mela, dice: ma perché sta mela casca? Perché non rimane in aria? E allora capì che c'è la gravità, e lui studiò questa legge, vedete? Aprì quella porta della scienza, come gli altri scienziati, dice il profeta. Quindi se c'è una chiave per la conoscenza, allora noi dobbiamo aprirla, fratelli. Amen. Io per esempio mi sono intestardito in questi libri, che sono difficili perché non si trovano molte cose, e credo che proprio ci è nascosto un grande messaggio che ora noi vedremo. E perché? Perché la mano, tutto è la mano, la chiave c'è, dobbiamo solo girarla. Amen. Quindi c'è una chiave per la scienza, per la conoscenza. In Giovanni 10 Gesù disse: io sono la porta delle pecore. Amen. Io sono la porta, non una porta, dice il profeta, qualsiasi, ma egli è la porta. E vedete, e non sorprende che Pietro poté usare un giorno quella chiave a Pentecoste. Perché? Perché volevano sapere come entrare per quella porta. Cosa dissero? Fratello, bello il tuo parlare, ma cosa dobbiamo fare per essere salvati? E allora ecco che lui usò quella chiave per aprire la porta, per portarci oltre la porta. Atti 2:38. Amen. Sapete, dice il profeta, questa, la stessa chiave che apre è la stessa chiave che chiude. Infatti, cosa ha fatto la Chiesa? Ha chiuso la porta. Ha chiuso la porta al falso battesimo, ha chiuso la porta al vero battesimo, ha chiuso la porta alla Deità, ha chiuso le porte a tutte quelle dottrine
Ma Gesù ha promesso lì, come abbiamo letto, nell'epoca di Filadelfia, che lui stava di nuovo per aprire, amen, tutto ciò che era stato tralasciato e chiuso dalla Chiesa passata, amen. Quindi, allora, sapete, la chiave che chiude è pure quella che apre. Quando avete la chiave, non c'è paura, non c'è dubbio. Il profeta ancora continua dicendo, c'è una chiave per la guarigione, amen. La chiave è la fede, e noi abbiamo questa potestà, attraverso la fede, di poter aprire questa porta alla gloria di Dio. Quindi, per qualsiasi bisogno, ancora il profeta continua in questa predica, dice: hai bisogno di guarigione? Apri quella porta, perché la porta è guarigione, la porta è salvezza. Tu apri questa porta attraverso la chiave della fede, ma poterlo fare deve fare, amen, uno sforzo, cioè andare semplicemente, girare e rimanere con quelle promesse che il Signore ha detto. Quindi abbiamo questa chiave, la chiave è la fede, la chiave è il Signore Gesù Cristo. Ok, giriamo, vediamo. E allora, quindi, avendo le chiavi per questi libri, qual è la domanda che noi ci dobbiamo porre? Dov'è Cristo nei Proverbi? Dov'è Cristo nel Cantico dei Cantici? Dov'è Cristo nell'Ecclesiaste? Dov'è il suo messaggio di salvezza in tutto ciò? Ecco, allora andiamo a vedere, avendo queste domande. Allora, andiamo a vedere, io voglio farvi vedere ora questo. La giusta collocazione nel canone biblico. Sapete, la parola canone vuol dire canno, vuol dire misuratore. È un metro, e diciamo, loro lo chiamano, il canone lo chiamano il livello del muratore, no? Anticamente, e che cos'è? È una regola. Con questa regola sono stati inseriti tutti i libri nella scrittura. Perché tanti libri non vengono menzionati e la Chiesa Cattolica li ha messi? Amen. Perché questi libri avevano delle cose da rispettare. Erano tutti libri che Dio aveva detto di mettere in quello, cominciando dai 10 comandamenti. I 10 comandamenti furono messi dentro l'arca. La scrittura dice che i libri di Mosè furono messi accanto all'arca. Ancora andando avanti, dice che Giosuè successe un determinato fatto, lui prese il libro che aveva scritto Mosè e ci aggiunse una cosa e la posò di nuovo davanti all'arca del coso. E così anche fu Samuele prese il libro un giorno e scrisse ancora lì, e ecco perché noi abbiamo questi libri, perché poi sono state riconosciute parole del Signore. I profeti la stessa cosa, avevano i loro scrittori, e quando Dio gli diceva prendere la penna e scrive, questi libri sono stati riconosciuti come essere parole del Signore e messe davanti lì, amen. Poi ci fu Ezra, noi sappiamo quello che avvenne quando Ezra ritornò di nuovo a Gerusalemme, lui raccolse di nuovo tutti questi libri. E in più, che cosa diceva il Signore? Il Signore diceva che quando questo re sarebbe stato su Israele, si prende il libro che hanno i sacerdoti, si faccia una copia affinché esso possa essere poi letto in privato. Ed è quello che hanno fatto i copisti, no? Hanno cominciato a prendere la parola di Dio e a distribuirla affinché ognuno ne potesse avere una copia per disposizione di questa. Amen. Quindi, allora, andiamo a vedere quindi la giusta collocazione nel canone biblico. Quindi, e non è un caso che giustamente i libri cadono in una certa porzione della scrittura. Allora, noi cominciamo, guardate, i tre libri di Salomone fanno parte, chiamati, dei cinque libri detti poetici o sevenziali, che comprendono Giobbe, il libro dei Salmi, i Proverbi, l'Ecclesiaste e il Cantico dei Cantici. Allora, nell'ordine come libri singoli, noi abbiamo al primo posto Giobbe, al secondo posto abbiamo il libro dei Salmi, al terzo posto abbiamo i Proverbi, al quarto posto abbiamo l'Ecclesiaste e al quinto posto abbiamo il Cantico dei Cantici. Mentre nel tutto il complesso della Torah, diciamo dell'Antico Testamento, abbiamo Giobbe che occupa il 18° posto, il Salmo occupa il 19, i Proverbi il 20, l'Ecclesiaste il 21 e il Cantico dei Cantici 22. No? Allora, se noi andiamo a vedere come si svolge l'Antico Testamento, noi vediamo qualcosa di fantastico, fratelli. Perché? Noi vediamo che il Pentateuco corrisponde a 5 libri. 5 è il numero della... Grazie, amen. Comincia con la Genesi, la caduta, e finisce con il Deuteronomio, la restaurazione del popolo di Israele nella terra promessa. E finisce un ciclo. Poi che cosa succede? Comincia un altro libro storico, fatto di 12 libri, dove si racconta la vita di Israele, amen, nella loro terra. Tutti i disastri, le cose belle, le cose brutte, e così via, no? Allora, 12. Quanti erano i patriarca? 12. Racconta delle tribù di Israele. Vedete, 12 libri, che sarebbe 12 il numero del governo divino. Amen. Quindi, dopo queste cominciano questi 5 libri sapienziali che abbiamo noi. E anche questi, in questi 5 libri che noi vedremo,
abbiamo il ritratto della grazia, fratello. Vedete, è un ciclo, inizia e finisce, inizia e finisce. Dove ci porta? Nei profeti, che sono 17. Cos'è il 17? È il numero della conferma di un profeta. È la parola di Dio nella bocca di un profeta. Sapete, la numerologia biblica è studiata in tutte le scuole bibliche. Solo che non la applicano perché forse non la capiscono, non hanno... Però è materia di studio nelle scuole bibliche. Tutta la gente che poi diventa pastore e così via, no? Di queste scuole che loro fanno. Io non lo sapevo, l'ho letto l'altra volta, che praticamente negli insegnamenti che hanno c'è la numerica biblica, è entrato come materia di studio. Perché giustamente, guardate qua, c'è sempre una stupidaggine, ma i numeri hanno il loro valore. Ora vedremo delle cose belle, che oggi noi cammineremo su questo. Quindi, profeta 17, allora, andiamo a vedere, quindi cominciamo. Allora, essi sono racchiusi in 5 libri, mostrano un piano di grazia. Cominciamo da Giobbe, vedete? Giobbe ci mostra l'inizio. Chi era Giobbe, ragazzi? Guardate, è una genesi. Giobbe era un uomo felice, stava bene, aveva possedimenti, aveva una famiglia, era ricco. Come possiamo dire? Adamo al principio che era ricco in ogni cosa di bene materiale che Dio gli aveva dato sulla terra. Ma un giorno il diavolo cosa fece? Volle sfidarlo. Vuole sfidare Dio e dire: hai visto lì il mio figliolo? Sì, e cominci a togliere tutto. E allora cosa succede? Cosa ci riporta questo? Alla tentazione che ci fu nell'Etene quando Satana attraverso il serpente sedusse Eva e fece perdere tutto, ogni cosa. No, che succede? Vennero i servi e dice: signore, sai, mentre eravamo per strada ci hanno attaccato dei pedroni e hanno ucciso tutto il tuo bestiame, no? Quindi cominciò a toglierci cose materiali. Poi dopo vennero: signore, sai, e siamo stati attaccati, dice sempre Satana, perché Dio gli diceva: sì, toccaci la sua famiglia, siamo stati attaccati, i tuoi figli sono stati tutti massacrati. Vedete? Vediamo Adamo che perde ogni cosa, vediamo Adamo che perde il suo figlio, no? Quando fu ucciso. E vediamo, tutto il piano messo là. Poi che cosa vediamo, fratello? Che fu toccato nella carne come Adamo, perché poi cominciò l'invecchiamento e la malattia. Vediamo che cominciò l'accusa, gli amici di Giobbe andarono lì e cercavano di accusarlo, ma lui, ringraziando il Signore, era fermo, perché era, come si dice, poggiato là sulla cenere del giovenca, sulla cenere del sacrificio. Come noi, fratelli, attraverso il peccato abbiamo una via d'uscita, che è quella di stare sul sacrificio consumato. Allora ecco perché veniamo, Signore, grazie per il tuo piano, perché oggi noi non cerchiamo ancora la croce come Israele. Noi già la croce è avvenuta, noi siamo sulle ceneri di questa croce, amen. Sul sacrificio già consumato di Cristo. E allora gli amici lo attaccavano, no? Ma lui si chiedeva: come mai però mi accade questo? Fino a quando non ci fu un quarto personaggio chiamato Eliud, che sarebbe una specie, un acronimo come di Elia. Amen. Il quale cominciò a dire a Giobbe, io ve lo faccio così breve, a Giobbe a dire: sì, quello che ti è successo perché Dio l'ha permesso, perché Dio ama e riprende i suoi figlioli. Dove lo troviamo questo? Nel messaggio dell'ultima epoca, quando dice: io riprendo e castigo i miei figlioli. A volte, sapete, qualche fratello mi dice ogni tanto: fratello, sai, di quant'è che sono in questo messaggio? Sembra che tutto mi gira storto. Io lo dico sempre, quante volte abbiamo battezzato qualcuno, la prima cosa che gli diciamo, ma non che gli buttiamo una maledizione addosso, gli diciamo: fratello, stai attento, perché dal momento che ora tu sei entrato a far parte della famiglia di Dio, tu scateni, l'inferno si scatena, fratello. Perché che non un giudizio cerente? Perché quelli già sono suoi, perché loro il giudizio, appena chiudono gli occhi. Loro non hanno avuto sulla terra nessuna cosa per potersi ravvedere. Ma noi che siamo la famiglia di Dio, la scrittura dice: io riprendo e castigo i miei figlioli. Vuol dire che quando noi facciamo cose di male, il giudizio lo passiamo qua. E allora il Dio, vuoi non vuoi, ci fa succedere qualche determinata cosa, ma che non è che ci condanna per l'inferno, fratelli, ma che fa bene a noi. Amen. È solo per nostra, per fare bene a noi, alleluia. Quindi quando gli dico questo, a volte mi fratello, tutto cosa vanno male, all'altro non ci succede niente, ma non è che è sbagliato, non è, è perché Dio riprende, come con Giobbe. Giobbe era tranquillo, infatti cosa disse Giobbe? Arrivò poi a realizzare, e questo è bello, realizzare, dice: io, anche se morirò con questa carne, io lo vedrò, io vedrò. Quindi questo lo portò a fare cosa? A capire che ci sarebbe stata una resurrezione, fratello, amen.
Vedete dove porta? Ecco, e quindi ci porta al messaggio del tempo della fine. Attraverso l'Iud lui realizzò questo e lo porta a capire questo. E che cosa finì alla fine? Alla fine finì che lui ricevette di nuovo la sua famiglia, i suoi figli. Non ricevette un'altra famiglia. Molti credono che ricevette una... No, se voi andate a leggere i figli che lui ricevette, sono gli stessi a principio, già abbiamo, vedete, tutto il piano di Dio, amen. Tutto in un libro, alleluia. Tutto in un libro, fratello. Quindi, vedete, quindi Giobbe ci mostra all'inizio il Cantico dei Cantici, di cosa ci parla? Ci parla di un matrimonio, ci parla delle fusioni che ci fu fra uomo, no, alla Benigni, tra uomo e donna, amen. Di quest'amore, che poi vi darò un'altra curiosità bella su questo fatto, di quest'amore che c'è fra lo sposo e la sposa. Come finisce il libro? Questa storia, questa avventura che noi stiamo passando, finirà con che cosa? Con il matrimonio tra lo sposo e la sposa, fratello. Amen. Allora, andiamo. Quindi, il canto con dei cantici. Ok, aspetta un attimo, andiamo indietro. Quindi, il canto con dei... Allora, il Giobbe ci mostra l'inizio, il canto con dei cantici ci mostra la fine. L'amore del re che ama la sua sposa, fratelli. Amen. Qualcosa di glorioso. Poi se vedo un'altra cosa, tu vai a leggere, no? Degli storici. Io quello che non comprendo a volte è perché gli storici sono i primi, storici biblici, sono i primi a mettere su questi libri il fatto che non fosse Salomone a scriverli. Quando dice i proverbi scritti da Salomone, il canto giocando è scritto da re, ma poi guardate che dicono. Che poi è semplice, fratelli. Dicono che la donna per cui Salomone scriveva era, non si sapeva se era. Uno dice forse era la figlia del faraone, forse era la regina di Saba, e poi non dico altro, no? Ma invece lì c'è scritto che questo brano l'ha scritto per la Sulamita. Sapete chi era la Sulamita? La Sulamita era la donna vergine che quando Davide stava per morire fu scelta in mezzo a tutto Israele, dice andate a cercare una donna bella, vergine, che si possa coricare con il re Davide affinché lo possa riscaldare. Però Davide non l'ha mai conosciuto. Dopo che il re Davide morì, che successe? Questa donna rimase a corte. No? Questa donna faceva parte dei Cananei, per come dice del territorio dei Cananei. Allora che succede? Che il fratello di Salomone voleva questa donna. Allora glielo disse, no? A sua mamma, sua mamma disse: dillo a tuo fratello che sicuro se la dà. Invece Salomone non l'ha voluto dare e l'ha ucciso. Gli aveva dato prima un'opportunità e l'ha fatto morire. Vedete, il simbolo di questa Sulamita simboleggia la sposa. Amen. Il fratello simboleggia il diavolo che vuole mettere la mano sulla sposa. Salomone simboleggia Cristo che non permetterà che nessuno al di fuori di lui possa toccare la sua sposa, fratelli. Sembra un piano diabolico. E questa Sulamita è là, è questa, non c'è altro dubbio. Lui ha scritto per questa ragazza. Lui fu invaghito di questa donna. Amen. E allora cercano, ma se già lo dice qua il canto con dei cantici, che è la Sulamita. Cioè, quante Sulamite ci sono, fratelli? Amen. Quella che noi abbiamo fatto è dove la scrittura ne scrisse tanto era bella perché fu cercata in tutto Israele. E infatti Salomone scriveva un po' in Canto con dei Cantici al quarto capitolo e scriveva: chi è costei che sale dal deserto è bella come la luna, eppure dice come la luna. Amen. Allora, fratello, quindi comincia con Giobbe e finisce con il canto. Ora andiamo a vedere. Allora, perché è bella anche la posizione che occupa il numero, fratello. Amen. Allora andiamo a vedere. Allora, guardate, cominciamo con il primo libro, Giobbe. Giobbe ci mostra l'inizio. Allora, il numero uno, guardate che forte. Uno non può essere diviso, fratello. Il numero uno non ha divisione. Uno ci parla di Dio, fratello. Ascolto Israele, non c'è altro Dio all'infuori di me. Amen. In questo libro si parla di Dio, alleluia, e della sfida che lui ebbe con il diavolo. Uno è Dio nell'ufficio del Padre, del Creatore. Amen. Uno è la testa d'inizio, non c'è niente, fratelli, è la luce che fu creata nel primo giorno. Amen. Come dice la scrittura, no? In principio, allora disse sia la luce, e fu il primo giorno. Quindi, allora, il numero uno, se noi lo vediamo, è a forma di bandiera. È un'asta con questa cosa che fa, no? È a forma di bandiera. E noi sappiamo che ogni esercito, fratelli,
ha sempre davanti a sé chi? La bandiera. Amen. E per noi c'è, cioè, la bandiera della patria, noi non ci facciamo caso, ma per la patria bruciare una bandiera è reato di prigionia. Perciò pensate quanto è importante una bandiera. E allora quanto è importante il Dio per noi? Cristo è il nostro stendardo. Quando l'avversario verrà come la fiumana, il Dio alzerà uno stendardo e dice amen. Questo stendardo è il Signore Gesù Cristo, alleluia. Non c'è niente da, cioè, su controbattere su questo. Quindi, una forma di bandiera, quale stendardo? E corrisponde alla lettera Aleph. È il primo numero, la lettera dell'alfabeto ebraico. La prima lettera si chiama Aleph. Aleph, che vuol dire bue, perché egli fu il bue del sacrificio. C'è qua solo nei numeri, fratello. Vediamo che non c'è un'altra persona. Dio non aveva bisogno di mandare nessuno. Amen. Lui è il bue del sacrificio. E la 22esima lettera, che qui ho sbagliato, fratelli, la 22esima lettera dell'alfabeto, infatti guardate, i fenici, la lettera Aleph, la corrispondevano con la forma della testa di bue, così. Amen. Quindi corrisponde alla lettera Aleph, e la 22esima lettera dell'alfabeto ebraico è invece la lettera Tau, che è il segno della croce. Io sono l'alfa e l'omega. Vedete? Lui è il bue del sacrificio, lui è l'omega, colui che si fece immolare alla croce. Fratello, amen. È sempre lui, quindi non c'è nessuna cosa. Quindi, allora, occupa il primo posto in Giobbe e occupa il 18esimo posto in tutta la Bibbia. Guardate che vuol dire il 18 nella scrittura, nella matematica biblica. Allora, il 18 è il numero della ricompensa dopo la prova. E manca a farla apposta, fratello. Giobbe fu provato e ricevette la sua ricompensa. Non è un caso, fratello, non è un caso. 18 sono gli anni della donna curva liberata da Gesù. Vi ricordate quella donna curva? Chiese da quanti anni era, dice la scrittura, che per 18 anni lei fu schiava di Satana, che la rendeva curva. Dopo 18 anni Gesù la liberò. Amen. 18 è 8 più 1, che è 9. Che cos'è? È il seme manifestato per il giudizio. Quindi 9 che cos'è? Il 6 è il numero d'uomo, il 9 è l'uomo sotto giudizio. Oggi viviamo nel tempo del giudizio, oggi viviamo nel tempo in cui o prendi il marchio della bestia, dice il profeta, o prendete il suggello di Dio. Non c'è scappatoia. Allora, 18 corrisponde alla lettera ebraica Tazi, che è a forma di amo, vedete, quella è la lettera, che prende il pesce. Quindi è il simbolo di Giobbe che viene ripescato dalla misericordia di Dio. Amen. Dell'uomo che dopo la caduta anch'esso viene ripescato dalla misericordia di Dio attraverso l'opera degli apostoli e l'Evangelo. Così disse Gesù agli apostoli: venite dietro di me e io vi farò pescatore di uomini. Vedete? Amen. Quindi non c'è nulla a caso. Quindi la ricompensa dopo la prova. Abbiamo avuto una prova, Adamo cadde, la sua generazione cadde, siamo caduti tutti, ma Dio, vedete, mostra il suo amo di misericordia. Alleluia. Quello stesso amo che ci ha salvato è lo stesso amo, fratelli, che oggi, come dice Ezechiele, dice: io metterò un amo e tirerò tutti i popoli del nord e li farò scendere verso Israele. Oggi la Turchia è in Siria, oggi i siriani per la seconda volta in questi giorni hanno ucciso 6-7 soldati turchi. E la Turchia pretende di fare una ritorsione verso la Siria. Che cos'è? È la parola di Dio che comincia a muoversi. I popoli del nord scendono verso Israele, fratelli. Amen. Quindi, vedete, lo stesso amo che ci sta prendendo a noi per la misericordia, è lo stesso amo che sta traendo tutti verso la fine, fratelli. Alleluia. Ecco perché poi diventa amo di giudizio. Gloria a Dio, fratelli. Amen. Quindi, ok, andiamo a Giobbe. Quindi andiamo a seconda cosa. Ora, i salmi, fratelli, i salmi occupano la seconda posizione. Cosa ci mostrano i salmi? Di che cosa parlano i salmi? I salmi è la lode e l'adorazione verso Dio, verso il Messia e verso la sua opera. Amen. Queste è. Quindi, dopo la caduta, comincia la lode verso Dio per fare cose, per elogiare la sua messianicità, per elogiare la sua opera di salvezza e così via. Quindi, due è Dio nell'ufficio del Figlio. Amen. Sapete, due nella scala dei numeri primi e occupa il primo posto. E qui è bellissimo perché il due conferma l'uno. Amen. Che quell'uno con Dio si è fatto figlio, fratello. Amen. Quindi sapete cosa sono i numeri primi? Sono tutti quei numeri che non sono divisibili.
Per esempio, il 15 è divisibile 3 per 5, il 17 per esempio non trova divisibilità, no? Non c'è nessun numero che può fare questa accoppiata. Quindi, è il primo il 2 è il primo numero che può essere scorporato. Questo di qua. Allora, è il pastore che separa le capre dalle pecore. Amen. Vedete il 2? Perché le metterai le capre da un lato, le pecore dall'altro. E la spada del re, la spada del re, la parola di Dio che separa. Ancora oggi questa parola ha separato. Il messaggio del profeta cosa ha fatto, fratelli? Ha separato la sposa dalle denominazioni. La spada del re, quindi. Guardate, Gesù chi è? È il separatore del tempo, anzi della scrittura, perché ha separato l'Antico Testamento dal Nuovo Testamento. Lo troviamo dove? Al centro, perché lui è al centro di ogni cosa. È il separatore anche del tempo, perché quando lui venne, il tempo come venne separato? Avanti Cristo, dopo Cristo. Vedete? Amen. Allora, l'ebraico 2 corrisponde alla lettera B, Beit, che vuol dire casa. E infatti la casa è quindi la casa di Dio. Egli è la casa di Dio, è il corpo dove Cristo è venuto ad abitare. Amen. È perfetto. E noi lo troviamo proprio in questo, nei Salmi, dove noi abbiamo la lode e l'adorazione verso la venuta del Figlio. Alleluia. Quindi andiamo a vedere ora perché occupa la 19ª posizione. Guardate che bello qua, fratello. Allora, giriamo. Ha girato? Ok. Quindi, mentre è il secondo posto nel libro sapienziale, nella scrittura occupa il 19º posto. Allora, il 19º è il numero della fede, fratello. Lo chiamano il numero della fede. 19, allora, nella lista dei numeri primi, come dicevamo prima, mentre il 2 occupa la prima posizione, il 19 occupa l'ottava posizione. L'otto è il numero di che cosa? Della nuova nascita. Amen. Perché sono allora. Otto è il suo numero primario, allora il suo numero il numero primario del 19 è 8. Ed è la nuova nascita perché il giusto vivrà per la sua fede. Perché è nascosto, fratelli? Vedete che sembra? Perché Dio conosce chi sono i suoi. Noi non possiamo giudicare nessun fratello. Se noi, perché Dio sa chi sono i suoi. Il proposito di Dio sta fermo in questo. Dio conosce i suoi. La nuova nascita. La salvezza è qualcosa che appartiene all'individuo e a Dio, fratelli. Amen. Vedete gli amici di Giobbe? L'attaccarono, l'accusarono per qualcosa che lui non aveva, eppure dice, per essere in questa situazione è perché tu hai fatto qualcosa. Ma lui era fermo, perché dice, Signore, ma io sacrifico, ma io sto solo quello. I miei peccati sono nascosti, perché lui sacrificava anche per i suoi figli. Chissà se non hanno fatto qualcuno, vedete come si dice, la spiritualità di Giobbe. Capiva? Ecco perché Paolo disse: credi tu e sarai salvato tu e la tua casa. Amen. Qui abbiamo un grande principio di fede. Alleluia. Quindi, allora, 19 sono quindi, perché è giusto per fede. 19 sono il valore delle parole israelite, fiducia e lui verrà. Vedete? Bellissimo questo. Fiducia e lui verrà. Hanno come valore numerico il 19. Amen. Quindi, il ritratto, allora guardate il 9, allora guardate ora qua, il 19, guardate qua, l'1 simboleggia Dio e 9 simboleggia il seme manifestato, quindi cosa dicono gli storici? Questo numero simboleggia l'uomo di fronte al Dio, guardate com'è, la sua testa è chine e l'umiltà di presentarsi davanti al trono di Dio, amen. Quindi è il ritratto, allora viene di fronte a Dio, avvicinandosi al trono, avendo accesso attraverso la fede. Amen. È glorioso, fratello. E quindi infatti i salmi ci mostrano questo. L'adorazione ci porta a che cosa? Davanti al trono di Dio. E i salmi non erano altro che canzoni che loro cantavano all'Eterno, scritte da Davide, e che inneggiavano come noi, alla croce, alla venuta del Messia e così via, no? Amen. Quindi anche questo è glorioso, la giusta collocazione. Quindi anche questi libri, fratelli, sono eccezionali. Quindi andiamo al terzo libro che noi troviamo. Ora, i proverbi, fratelli, che gli ebrei fanno gara perché loro pensavano che attraverso questo, giustamente, attraverso una vita, come dice il proverbio, fai questo, quella, potevano trovare come dire, la salvezza, no? Quando invece loro dicevano le parole del cielo sulla terra.
Ma intanto quando il cielo venne sulla terra, esso non l'hanno riconosciuto. Quell'uomo andò a Gesù dicendogli: Signore, cosa devo fare io per avere vita eterna? Fai i comandamenti, io li eseguo. Ma lui, pur eseguendo i comandamenti, che cosa aveva scoperto? Che qui dentro era vuoto, fratelli. Era vuoto. Perché nessuna azione che noi possiamo fare umanamente può portarci alla gloria, fratelli. Amen. Quindi il 3 Proverbi, quindi ci mostra lo sprono alla ricerca della saggezza. Poi noi lo vedremo approfondito, perché cosa dice il primo salmo, il primo proverbio, il primo capitolo? Dice: ricercate la saggezza. Amen. Ricercate questa saggezza, che poi alla fine la saggezza sappiamo chi è? È il Signore Gesù Cristo. Capitolo 8 dice proprio questo. Ci parla di non andare dietro, capito? Ci parla di non andare dietro a male lingue, di stare con persone a posto, ci parla di cercare la sapienza, ci parla di altre cose, ma tutto ciò ha a che fare con la gloria e la volontà del Signore Gesù Cristo, fratello. Amen. Quindi, il 3 è l'ufficio di Dio nella forma dello Spirito Santo. Che cosa fa questo libro Proverbi? Sproni i credenti a cercare la saggezza. E la saggezza, fratello, che cos'è? È la conoscenza. La conoscenza cos'è? È la rivelazione. Quante volte Paolo ha detto: crescete nella rivelazione, amen, del Signore Gesù Cristo. Questo è quello che sprona questo libro. È l'opera dello Spirito Santo, è l'ufficio di Dio nella forma dello Spirito Santo che lavora nel cuore dell'uomo per portarlo alla fonte della vita. Amen. Alla rivelazione dei proverbi, perché proverbio vuol dire mistero. E quanti misteri noi avevamo, fratelli, da risolvere? E ce l'ha risolto il Signore attraverso il suo messaggero. Amen. E se siamo in questa linea, possiamo dire amen, fratelli, possiamo dire amen. Ora, nella lettera ebraica, il 3 corrisponde alla lettera Gimel, che vuol dire cammello. Cosa ci ricorda il cammello? Vedete, lo Spirito Santo ci porta a che cosa? Dove? Il cammello guidò il servo di Abramo a Rebecca. Alleluia. Vedete? Dove ci porta? Ci porta alla sposa. Ci porta al profeta. Alleluia. Quindi guidò la regina di Saba a Salomone. Sembra il cammello, la carovana. Vedete? Guidò i magi a Cristo. Alleluia. Quindi guardate quanto è importante questo, fratello. È lo sprono di dire a me: cercate colui che ha dato la vita, cercate il vivo tra i morti. Potremmo stare qua mezz'ora, fratelli, solo a parlare di queste cose. Quindi, ed è questo. Quindi il libro occupa la giusta posizione. Dopo Giobbe, dopo Salmi, ecco qua. Non solo loro, non ci fermiamo a Giobbe, non ci fermiamo ai Salmi, andiamo avanti, perché c'è bisogno di conoscenza. Amen. Perché la conoscenza è quello che ci fa crescere. Come stamattina stiamo andando a vedere queste cose. E non è un caso. Allora giriamo, vediamo. Ora occupo il numero 20. Sapete cos'è il 20? Quindi il 20, che cos'è? Il 20 lo identificano gli storici con l'aspettazione, con la speranza, con la chiamata e con il servizio. Il 20 precede la fede. Quindi dopo che noi siamo davanti al trono di Dio, cosa aspettiamo? La ricompensa. Mentre il 21 è la fine dell'opera di Dio. 3 versetti 21, che sarebbe il rapimento, la fine del ciclo. Quindi siamo in questa fase di aspettazione, fratelli. Guardate, 20 seguono la fede di 19 e precedono il 21. 20 è l'età del servizio per i leviti e i soldati, quando venivano chiamati. Vedete? Amen. 20 sono gli anni in cui Giobbe lavorò per Labano. Quindi, bene, abbiamo detto che è aspettazione, è la speranza, è la chiamata, è la speranza come ce l'aveva la speranza anche Giacobbe per avere a Rachele, è il servizio come Giacobbe lavorò 20 anni per avere sempre a Rachele, vedete? 20 cicli era la redenzione fissata, perché cosa? Per i figli che dovevano essere, per i primogeniti, che dovevano essere pagati al tabernacolo, vedete? Quindi riscatto, e anche il numero del riscatto. Amen. 20 fu il prezzo con cui fu venduto Giuseppe, a motivo di quel ragazzo venduto, amen, che sembrava un piano disastroso, invece c'era un grande piano dietro, perché attraverso Giuseppe tutte le nazioni potettero beneficiare del grano del faraone. Amen. E molte nazioni potettero nascere. Così è con noi. Attraverso il riscatto di Gesù Cristo
tutte le nazioni sulla terra hanno potuto beneficiare del sacrificio di Cristo. Amen. Quindi, allora, 20 è la posizione della lettera ebraica Resh, che ha come pittogramma una faccia. Se voi ci fate caso, vedete qua il capello, c'è mezzo coso, no? Lo sapete? Questa faccia, se voi vi ricordate, al tempo di Pietro, cosa disse Pietro allo zoppo? Gli disse: guardaci, riguardaci negli occhi, guardaci nel viso. Amen. Alleluia. Quindi, vedete? Anche qua noi troviamo questa cosa. Quell'uomo aveva un'aspettativa per essere guarito. E lo vediamo qua, fratelli, anche nella lettera con cui loro scrivono, che simboleggia una faccia. Niente è a caso, fratelli. Amen. Ora andiamo, quindi Proverbi, l'opera di Cristo. Andiamo ora invece al quarto libro, fratelli. Il quarto libro, anche lui occupa la sua posizione. È il quarto libro per quanto riguarda i libri sapienziali, ma corrisponde al 21° libro nel canone. Ci mostra che chi era questo ecclesiasta? La parola ecclesiasta deriva dalla parola ecclesiale, chiesa. Deriva dalla parola predicatore, deriva dalla parola uomo di chiesa. Possiamo dire, sapete chi è? Un religioso, fratelli. In questo libro, non è che in questo libro, io l'ho classificato così, ci mostra l'uomo religioso senza ancora avuto rivelata la speranza del Vangelo. Perché se tu leggi, gli dice, tutto è vanità. Che utilità ha l'uomo di vivere sulla terra? Non è che Salomone era, diciamo, in questo libro Salomone scriveva le sue fesserie, ma fu lo Spirito Santo, fratelli, per darci insegnamento a noi per quando avremmo ricevuto i beni futuri. Perché quando parleremo di questo libro ci rallegreremo, perché dove Salomone dice che utilità ha l'uomo di vivere sulla terra, poi Paolo nel Vangelo ci spiega questa utilità. Perché dice l'uomo acquista ricchezza e poi muore? Che cosa c'è? Qualcosa di fantastico, fratello. Lì vediamo l'uomo che non ha nessuna, come se non avesse nessuna speranza. Vedete? Qui vediamo questo in questo libro. E allora, perché il numero 4 occupa? Perché il 4 ha a che fare proprio con la terra. Gli elementi della terra quali sono, fratello? Terra, aria, acqua e fuoco. Gli elementi della bussola quanto sono? Quanti punti cardinali abbiamo? E sono nord, ovest, est e sud. Quanti orari del giorno abbiamo? Mattina, mezzogiorno, pomeriggio e sera. Vedete, tutto il quarto è legato alla natura umana. Quante stagioni abbiamo? 4. Amen. Però a questo abbiamo anche del soprannaturale che è nascosto, che ancora deve essere rivelato. Perché noi abbiamo 4 età dell'Evangelo, che sono il bue. I quattro, quali sono le 4 età? L'epoca del bue, l'epoca del leone, l'epoca dell'aquila, l'epoca dell'uomo. Amen. Vedete? Avevamo che cosa? I 4 Vangeli. Amen. Abbiamo i 4 spiriti che guardano davanti al trono di Dio, che era con la faccia di uomo, con la faccia di aquila e così via. Vedete? Amen. La lettera ebraica è Delef, che vuol dire porta. Questa qua vuol dire porta. Perché? La porta per la terra, per la nostra nascita, è la porta naturale, no? Qual è questa porta per cui noi possiamo entrare? È la mamma. Attraverso la mamma, noi possiamo, e papà, noi possiamo venire al mondo, no? E entrare in questa dimensione. La stessa porta che usò Dio quando si fece uomo. Amen. Usò di Maria per poter venire al mondo. Ma per entrare, fratelli, nelle cose spirituali abbiamo bisogno della porta del Vangelo. Perché il Vangelo ci trasporta nelle cose soprannaturali, vedete? Ma la porta soprannaturale sono che cosa? I 4 Vangeli, che ci mostrano che cosa? La sfaccettatura del nostro Signore Gesù Cristo. Vedete? Per il naturale c'è la terra, per l'uomo naturale. Ma per lo spirituale abbiamo bisogno di questa grande porta che è il Signore Gesù Cristo e che i 4 Vangeli ci hanno mostrato. Vedete? Amen. Quindi andiamo, e infatti il simbolo della porta è Delef ed è proprio a forma di porta, vedete? Mezza volta, si vede solo l'anta che sale e poi si vede l'architrave di sopra. Era questo il simbolo con cui essi mostrano questo segno. Amen. La loro cosa. Allora, vediamo invece il 21, fratello. Ora qua il 21 è forte. Allora, la giusta collocazione quindi dell'ecclesiasta. Invece il 21 ci mostra nella scrittura è il numero per l'adozione. Quando noi veniamo adottati, o per la finale manifestazione,
o per l'apostasia, perché quando noi saremo presi sulla terra si sgancerà l'apostasia, no? Amen. I due semi, dice il profeta, questo è il tempo che i due semi vengono a maturazione. Allora, che cos'è? È l'opera finale del Signore. Sette è compimento, tre è la perfezione. È l'opera perfetta. Amen. Allora, il 21 rappresenta il marchio della bestia e il sigillo di Dio. Noi non possiamo avere, o abbiamo l'uno o abbiamo l'altro. 21 corrisponde alla lettera ebraica Shin, che vuol dire dente. Qual è l'ultimo dente che ci compare, fratello? Come mai si chiama dente di giudizio? E sapete a che anni appare? Tra i 18 e i 21 anni. È l'ultimo dente, fratello. E te, tra i 18 e i 21 anni. E neanche a farlo a posto, l'Ecclesiaste occupa il 21esimo posto come libro. Ed è il tempo del giudizio, fratello. Amen. È perfetto, alleluia. Infatti la lettera non è proprio questa di qua, sarebbe una lettera a tre corna, diciamo, la lettera in forma di tre corna, purtroppo non l'ho potuto scaricare questa. E praticamente è proprio a che fare con il dente. Allora, 21 sono gli anni in cui si forma il dente del giudizio. Chi crede, e questo è importante, con il dente del giudizio cosa si fa? Abbiamo possibilità di masticare robe più sostanziose, che la scrittura dice che dove ci sarà il carname, là si raduneranno le acque. Amen. Dove c'è la parola fresca dell'ora, là si radunano le acque. Mentre che cosa dice? Nessun bevitore del latte entrerà in adozione. Che Paolo che disse? Smettetela ancora di bere latte. È tempo per cibo più solido. Quindi il 21 è la nostra adozione, fratelli. Alleluia. Che è nascosta, vedete? Ecclesiaste, visto così, dalla mentalità ebraica, non porta a niente. Ma vista dalla fonte del cristianesimo, cosa fa? Nasconde i futuri bene, fratelli, che Dio ci ha accordato. Allora, andiamo all'ultimo libro. E così via. Quindi vedete, il 4 è la porta. Guardate il 5 invece cosa dice. Allora, il canto dei cantici, no? Una cosa bella. Ci mostra l'uomo che ama la sua sposa, Cristo e la Chiesa. Ma una curiosità, questo libro viene letto l'ottavo giorno dopo la Pasqua. Cioè, dopo la Pasqua ebraica, nell'ottavo giorno, e si leggono il libro il canto dei cantici. Sembra una cosa che... Perché? Perché loro, gli ebrei, lo legano all'amore di Dio per Israele quando era nel deserto. Perché c'è un passo della Bibbia, poi lo prendo e lo metto, dove dice che quando lei fu, che diede i 10 comandamenti, lì fu come quando Dio si fidanzò, si sposò con Israele e fu il suo marito. Amen. Poi lei fu infedele e Dio poi l'abbandonò alla fine. Ci siamo. Quindi ecco perché leggono loro il libro del canto con le gambe. Perché anche loro hanno capito che lì c'è questo rapporto d'amore tra Israele e Dio, e per noi è la Chiesa e Gesù. Amen. E infatti allora è la stessa cosa, per noi Cristo è la nostra Pasqua, amen. Per loro fu l'esodo, per noi Cristo è stato il nostro esodo, che ci ha liberato dall'Egitto, dalla Babilonia, dalla confusione religiosa, ci ha fatto passare per il Mar Rosso, per il battesimo nel suo nome, amen. Ci ha fatto passare per la santificazione, amen. E ora ci sta portando dall'altro anno nella terra promessa. Quindi allora andiamo a vedere 5 e 22, fratello, così completiamo questo ciclo. Allora, cosa diceva il fratello Branham, fratello? 5 sono il numero di grace di Dio attraverso la fede in Jesus. Fratello Branham diceva questo, vedete? La fede in Cristo Gesù, sono tutti 5, 5, 5. Ora, la quinta lettera ebraica si chiama Hei, non la diciamo così, che vuol dire finestra, mentre il quarto era la porta, il 5 è la finestra. Cosa fa la finestra, fratello? La finestra rivolta al cielo nell'arca permetteva a Noè di guardare in alto, di non vedere né a destra né a sinistra quello che succedeva. Dio mise una porta che lui sarò, ma mise una porta in alto, una finestra, che lui poi vide quando non beveva più e lasciò andare via la colomba, no? Amen. Quindi, una finestra è una protezione. Infatti, cosa fa la finestra chiusa? Lascia entrare la luce, ma non fa entrare vento e neanche il virus, loro dicono, no? Questo qua, né il vento né il virus. Cristo è la nostra finestra verso il cielo. Amen. Ecco perché. Non guardare né a destra né a sinistra. Guardiamo avanti, fratelli. Amen. Il quale lascia entrare la luce, ma tiene fuori i venti della vita. Amen.
Bellissimo questo concetto, fratello. Quindi, vedete, il canto per i canici è la nostra grazia, è la beatitudine che raggiunge, è l'obiettivo finale, fratello. Andare con il Signore a questa grande cena delle nozze, questo grande matrimonio che il Signore ci ha promesso. Ok, giriamo. In 25 giorni i profeti saranno là, fratello. Amen. Ora, occupa il 22° posto, sapete? Allora, il 22 nella scrittura, quante lettere abbiamo noi nell'alfabeto? 22, l'alfabeto ebraico, 22 lettere, no? Allora, le 22 sono la luce del giudizio o rifiuto della luce della legge, loro dicono, no? Ci sono 22 lettere nell'alfabeto ebraico e loro sono chiamati i punti di luce. Ci sono anche 22 bocce sul candelabro, quello israeliano, no? Quelle di là, 22 bocce. Allora, cosa fanno esse? Così 22 hanno a che fare con la luce del giudizio di Dio. Che cosa fanno queste luci nel candelabro? Portano avanti il messaggio di ogni messaggero. Amen. È l'olio che brucia portando avanti la luce del messaggio del tempo, dell'ora in cui essi vivevano, no? Quindi, allora, 22 sono le lettere dell'alfabeto e noi sappiamo che la lettera uccide. Amen. Ecco la luce del giudizio. Amen. 22 sono gli anni del ministero di William Branham, quando disse all'America: o accetto o sei condannato. Vi ricordate, nel 55, William Branham disse: questo è l'anno in cui l'America o accetta o sarà condannato, non si rialzerà più. E dal 33, quando lui fece, al 55, sono esattamente 22 anni. 22 è la lettera tav della croce, perché sì, la lettera ci uccide, fratelli. Amen. Ma cosa disse Paolo? E ci vediamo qua. Secondo Corinzi 3,6. Egli ci ha reso sufficiente ad essere ministri del nuovo patto, non di lettera, ma di spirito, poiché la lettera uccide. La lettera ci condanna, fratelli. La lettera ci fa vedere che siamo una nullità, ma dello spirito il quale vivifica, fratelli. Amen. Dio ci benedica, vedete? Allora, parabole vuol dire anche parallelismo. Proverbio vuol dire anche parallelismo, nel senso di dire una verità e dopo fare vedere l'opposto di quella verità. Vedete, dove lo spirito, dove la lettera ci uccide, abbiamo lo spirito che ci vivifica. Dio ci benedica, fratello, amen.